Hai visto com'è teso Marco? È tutto sciupato. Ma che, finalmente ha trovato un'amichetta che lo strapazza? No, deve dare l'esame domani. Quindi l'amichetta che lo strapazza non c'è pericolo. Oh, che butti! Guarda quanto vino c'è ancora dentro. Bello te, papà, sono le 2 di notte, va a dormire. Pa, domani un esame scritto importantissimo. Se mi bocciano? È un'esperienza che già conosci. Che esame è? Osteologia. Lo studio delle ossa del corpo umano. Ah, la tibia, il perone, il menisco, quelle che sono un po' i calciatori, interessante. Ci sono un sacco di nomi che io proprio non riesco a imparare. Ti ho mai parlato del metodo Mancini? No. Ah, è il metodo che usavo io a scuola. Una specie di metodo Montessori. Questo non lo conosco, io conosco il mio de metodo. Comunque, c'avevo un compito classe e il giorno prima mi scrivevo tutti gli appunti addosso. Poi durante il compito andavo al bagno, leggevo quello che mi serviva. Cioè su tutto il corpo? Vabbè, è chiaro che ci sono delle zone meno adatte, come dire, meno ampie, dove ci puoi scrivere meno appunti. Però anche quello è un fatto soggettivo, perché papà tuo comunque anche lì un capitoletto e mezzo riusciva a farci entrare. Bocca al lupo domani. Mangia. Lui mangia, mangia. Ma come fai a mangiare così? La bocca. Non si può. Amore. No, scusami, Marco sta facendo un esame importante. Dai, come fai a mangiare? Oggi andrà tutto bene, stai tranquilla. E tu che ne sai? È un esame sulle ossa, mica sui carburatori. Vabbè, ti volevo fare una sorpresa, però stai in ansia, te lo dico. Ti ho dato una mano. Ah sì? Ho sposato un luminare della medicina e non lo sapevo. No, però io ho raccontato il mio metodo Mancini, quello che usavo a scuola io. Ah, e come sarebbe? Come facevo io, si è scritto pure lui, tutto addosso, tutti gli appunti. Cioè, tu gli hai fatto fare una cosa del genere? Oh, io ho fatto fare maggiorenne. Ma no. Oh, per favore, tesoro! Comunque, il ragazzo poteva scegliere. Io gli ho solo fatto una proposta. Certo, poteva scegliere di imbrogliare. Sai se lo beccano cosa gli fanno? Gli invalidano l'esame, poi gli stracciano il libretto e lo buttano fuori dall'università. Ne danno 30 anni. Sì, tu scherza, scherza. Intanto gli potrebbe rimanere una macchia indelebile. Ciao, ma. Dai. Dai, su, racconta. Ho fatto come diceva lui. Questo l'avevo intuito, sì. È solo che, sai, la tensione, l'angoscia per la grande prestazione, ma ho cominciato a sudare come una bestia. E infatti poi sono andato in bagno e non si leggeva più un tubo. Vabbè, ho capito, bocciato. No, ma che? Ma che? È andato benissimo, ho risposto a tutte le domande. Ma davvero? Sarà bravo! Come hai fatto? Come hai fatto? Un attimo, perché praticamente, no, ieri, a forza di scrivermi gli appunti, me li sono imparati tutti quanti a memoria. Infatti, poi, quando sono andato in bagno, ho pensato, oddio, non mi si legge più un tubo, è finita. E invece no, mi è rivenuto tutto in mente di colpo. Incredibile. Hai visto? Hai visto? Il metodo Mancini, un modo o l'altro, funziona sempre. E per l'orale che cosa prevede? Che scrivi direttamente le risposte sulla fronte del professore? Non ce l'ho mai avuto un metodo Mancini per l'orale, mi sono sempre avvalso dalla facoltà di non rispondere. Può dormire. Che talento complesso, Meta. Ma cosa fai? Papà, ma stai vedendo la televisione? Scusa, collabora. Mamma mia, un minuto, allora. Nel complesso metatarsale, allora vicino all'astragalo. È il cuboide. È il cuboide. Tuboide, no cuboide. Scusa, non dice la parola stessa, un osso, è lui, è roba. Fammi controllare, va. Cuboide, pa! Cuboide! Ma cosa fai? Mi coraggi sbagliato? L'ho letto sopra, poi è tutto scritto piccolo, sembra una piccolo, cosa cinese. Sei cieco, sei. Oh, sono tuo padre. Allora, come va? Bene, perché è una materia strana, cioè mi sto appassionando, mi piace, tutti sti nomi strani, sti ossi strani, mi piacciono. Sì, ossi. Pensavo ti piacesse solo l'osso buco.